Conosci i tuoi campioni, la scheda del tuo idolo. Ha segnato la storia del calcio austriaco nel secondo dopoguerra come nessuno prima e dopo di lui. Herbert Prohaska, nato a Vienna nel 1955, è rimasto talmente nel cuore dei tifosi del suo paese da essere citato in libri e canzoni. Centrocampista di forza e talento, cresce nell'Austria Vienna, con la quale vince 7 titoli e 4 coppe nazionali. Diventa ben presto punto fermo della nazionale ed è tra i protagonisti del miracolo di Cordoba, ovvero la vittoria dell'Austria sulla Germania Ovest al Mondiale 78. Nell'80, Prohaska diventa il primo straniero ad essere acquistato da un club italiano dopo la riapertura delle frontiere. Lo prende l'Inter, che con lui vince una Coppa Italia. Non senza polemiche, va alla Roma nell'82 e diventa perno del centrocampo, campione d'Italia nell'83. Tornato in patria, Prohaska si ritira nell'89 per poi diventare allenatore, guidando la nazionale fino al 99.